Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video delle grandi Formula 1 di Centauria o leggendarie auto da corsa. È arrivata la Williams di Felipe Massa, nello scorso episodio ve l'avevo detto che la volevo prendere, questa livrea Martini mi fa veramente impazzire e quindi la dovevo per forza di cosa metterla in collezione. Come sempre però io ve l'avevo già annunciata sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Quindi se volete prendere soltanto qualche numero nello specifico, seguirmi è molto importante perché io vi ricordo sempre con una storia ogni volta che esce un nuovo modello. Inizialmente, sono sincero, ero un po' indeciso perché lo spazio che ho a disposizione non è tantissimo, ho cambiato alcune cose quindi sono riuscito a fare altri spazi, di conseguenza credo che andrò fuori considerando quelle che voglio prendere, considerando il numero di spazio che ho a disposizione, penso che andrò fuori con 2-3 macchine, quindi vediamo, poi una sistemazione la si trova sempre. Comunque questa di Felipe Massa, vi ho detto, me la livrea Martini ho un debole, chissà perché, e quindi oggi ce la scopriamo insieme. Ragazzi, ma come sempre prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle grandi Formula 1 di Centauria, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora e dove troverete anche i successivi che acquisterò. Mentre qui sotto vi ricordo il gruppo Telegram Visio TV Modellismo, molto importante se siete appassionati di Formula 1, di modellismo e volete condividere con noi la vostra passione, è sicuramente il gruppo che fa per voi. Ragazzi, dunque adesso ci possiamo spostare sotto, andiamo a scoprire questa Williams che peraltro mi sembra particolarmente bella, un po' alla fine come tutte quelle che stiamo prendendo ultimamente sono dei grandissimi pezzi. Spostiamoci sotto. Ok ragazzi, pronti via, andiamoci a scoprire questa nuova grande Formula 1. Allora, se non sbaglio, ragazzi miei, io posseggo già, adesso la vado a prendere, una Williams in scala 1:43, però credo che sia di Valtteri Bottas e credo che sia 2014, quindi leggermente diversa da quella che andremo a scoprire oggi. Comunque, uscita numero 69, leggendarie auto da corsa, la Williams FV37 Felipe Massa 2015. Il prossimo numero, ragazzi, sarà la Tecno di Nanni Galli. Allora, di questa macchina ne avevamo già parlato in live, vi avevo detto che è sicuramente una macchina affascinante, la parte motoristica secondo me sarà bellissima, però raga, purtroppo io delle scelte le devo fare e quindi questa la salterò, quindi non la vedremo sul canale, però insomma state tranquilli perché alla fine tanti altri pezzi più importanti sicuramente li vedremo insieme. Allora, questa Williams, come vi stavo dicendo, io quando vedo livrea Martini diciamo vedo un po' rosso come succede con le Ferrari e quindi insomma mi andava di collezionarla. Peraltro Felipe Massa è un pilota che io comunque stimo, a cui comunque sono affezionato. Eccola qua, peraltro questa Williams, raga, proprio bella bella, qua con le gomme intermedie. Devo dirvi che forse non mi sarebbero dispiaciute le gomme intermedie su questo modello. In realtà qua abbiamo le soft, credo, sì, le gialle, che all'epoca credo che corrispondeva alle medie, però c'erano solo rosse, bianche e gialle, e poi ogni anno, raga, cambiavano, quindi insomma è un po' complicato starsi a ricordare la mescola con il colore. Allora, adesso andiamola ad aprire in edicola, neanche a dirvelo, ne è arrivata una sola. È da un po' che vi racconto questa cosa per leggendarie auto da corsa, quindi non posso scegliere, meno male che Centauria ha aggiunto queste protezioni ulteriori al blister che alla fine stanno proteggendo sempre abbastanza bene i modelli. Quindi a parte la Jordan di Frenzen, a cui ho dovuto praticamente ricostruire da zero il tubo di Pitot, le altre alla fine non avevano grossi problemi. Questa, almeno guardandola così velocemente, mi è sembrata buona, quindi speriamo che è andata bene anche questa volta. Allora, Williams FV37 Felipe Massa 2015. Ragazzi, ma quanto cavolo è bella, scusate un attimino, cioè proprio bellissima. Beh, la livrea Martini è sempre uno spettacolo, però devo dirvi che ci sono un sacco di dettagli
e che è veramente fatta bene. Allora, iniziamo con le sospensioni. Questa subito, appena l'ho visto, ci dobbiamo subito fermare. Sospensioni con scultura di finto carbonio. Spettacolare. L'avevamo trovata anche sulla Aston Martin nello scorso numero. Io mi auguro di trovarla sempre fino alla fine della collezione, perché è meravigliosa. Fatta molto bene, peraltro. E quindi, veramente, una super nota positiva. Poi, andiamo a guardare l'anteriore. Gli spessori sono abbastanza buoni. Ovviamente i profili alari sono tutti quanti attaccati e devo dirvi soprattutto le parti verticali non sono meravigliose, va bene, risultano un pochino plasticose e questo lo dobbiamo ammettere. Stavo guardando che anche sulle camere laterali abbiamo la scultura di finto carbonio, spettacolare. Ovviamente il pneumatico, ragazzi, vi lascio qui sopra il metodo se siete nuovi del canale per rendere più veritieri questi pneumatici, che purtroppo con questo spacco al centro non sono per niente belli. Andiamo a dare uno sguardo al tubo di bidone e le antenne. Ragazzi, veramente fatti bene. Peraltro guardate quante antenne ci sono. Molto ricca la macchina, veramente fatta bene. Stavo guardando anche sul cofano motore, sono stati scolpiti i rivetti, che come vi dicevo è una cosa che mi piace tantissimo. Vabbè, le Degas Martini sono qualcosa di spettacolare. Andiamo a guardare l'interno del cockpit. Possiamo vedere il sedile nero, le Degas delle cinture applicate abbastanza bene. E devo dirvi bello anche lo sterzo. Peraltro abbiamo anche un mini display qui sopra. Fatto tutto molto molto bene. Dopodiché, fondo dell'auto, manca la scultura di finto carbonio. Qui, raga, esattamente come vi ho detto per la Aston Martin, insomma, l'avete fatta sulle sospensioni, fatela anche sul fondo, no? Alla fine bastava poco. Vabbè, pazienza. Finto carbonio comunque che ritroviamo anche sulle sospensioni posteriori, ottime. Per quanto riguarda invece l'ala posteriore, ragazzi, gli spessori sono veramente ben fatti. Bellissima anche la luce LED posteriore. Tutto sommato, anche questo numero, devo dirvi, all'altezza dell'Aston Martin e di conseguenza siamo proprio alla grande, non possiamo lamentarci. A questo punto facciamo entrare in campo il nostro cacciavite ad inserti, ve lo lascio qui sopra con la punta a testa triangolare che ci permetterà di svitare la nostra auto in maniera veloce e sicura e possiamo andare a togliere la plastica protettiva. Come vi dico sempre, a questo punto ne approfitto anche per mostrarvi la Williams senza la base. Ragazzi, veramente super super bella. Diamo uno sguardo anche al fondo dell'auto. Ok, ci siamo. Veramente soddisfatto, eh? Sono proprio contento di questa collezione, che incredibile ma vero, secondo me con il tempo è migliorata. È una cosa che io, come sapete, colleziono da tanto in edicola, ho fatto tantissime collezioni e questa cosa, raga, non è mai successa, succede sempre il contrario. I modelli, comunque le uscite, partono alla grande per poi perdersi col tempo, perdere di qualità man mano che la collezione prosegue. Qui sta succedendo esattamente il contrario, i modelli arrivano più protetti, meno danneggiati e con una qualità superiore, quindi cosa volere di più? Come non possiamo non essere contenti, va bene così. Peraltro, come poi vi stavo dicendo anche prima, dovranno arrivare tantissimi altri modelli spettacolari che sono stati aggiunti, quindi insomma l'hype è veramente altissimo. Ragazzi, eccola qua la nostra Williams 2015. Come vi stavo dicendo, vi mostro la mia scala 1 a 43. Eccola qua. Esattamente come mi ricordavo, è di Valtteri Bottas, la FV36 2014. Una cosa veramente molto differente è sicuramente il muso, ha naso di elefante praticamente, non bellissimo a livello estetico, però anche questa, come detto, ragazzi, quando io vedo Martini l'ho presa immediatamente. Qui parliamo della collezione Formula 1 Auto Collection. Come di certo notate, non c'è la scultura di finto carbonio. Guardate quanti dettagli mancano sul cofano motore, non ci sono prese d'aria, non ci sono rivetti, insomma direi che la differenza si vede e come. Questa scala 1 a 24 è di certo un altro livello. Ragazzi, a questo punto, per terminare in bellezza, andiamo ad aggiungere le teche protettive che mi ha mandato il buon Pietro di Car Model. 4 euro al pezzo, come sempre vi racconto. Eccole qua, le due Williams, che insieme, devo dirvi, fanno veramente un super figurone. Raga, come sempre, mi raccomando, commentino qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate.
E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like con la livrea Martini come questa Williams. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo modello, se l'avete preso anche voi, se state continuando la collezione, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Come vi stavo dicendo, salteremo il prossimo numero del leggendario auto da corsa, ma non temete, torneremo presto perché devono arrivare tantissimi altri modelli meravigliosi. Qui da Visio e dalla Williams di Felipe Massa è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!